Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di $7 sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Prima di iniziare un saluto ad Alessandro, che è un nuovo Patreon che ci ha raggiunto di recente. Ricevo questo pacco da Giovanni della provincia di Brescia per una riparazione di un inverter. Pacco abbastanza pesantuccio, andiamo a vedere di cosa si tratta. E volevo anche ricordarvi che chi fosse eventualmente interessato a il mio PCB Ruler, quindi il righello che ho fatto per la Maker Faire, mi può scrivere sul mio indirizzo di mail che si trova nella pagina di informazioni del canale YouTube. Buona visione! All'interno della scatola troviamo questo inverter della Control Technique Commander SE, che è l'oggetto in questione. Oltre a questo altri oggetti, come questo che è un terminale per una pesa, un gruppo di continuità, una centralina per un impianto mungitura, una lampada strobo, delle strisce LED e direi anche delle luci di Natale, mi sembrerebbe. Comunque materiale accessorio. Cominciamo a guardare l'inverter. Questo inverter da 1,5 kW, Giovanni ci dice che dà dei messaggi di allarme strani che possono cambiare. Quindi come prima cosa andiamo ad alimentarlo semplicemente attaccandolo a 230 monofase e vediamo che accade. Diamo tensione, TR e c'è un lampeggio 00. Ventole partite e l'oggetto sta fermo in questa maniera. Dalla documentazione dell'inverter abbiamo la leggenda dei messaggi. Se vado a guardare il significato di TR, vedo che abbiamo condizione di allarme, convertitore in allarme. Il codice a destra, pensavo fosse uno 00, in realtà è UU e sta a significare sottotensione DC bus. Quindi questa è la condizione che rileva il nostro inverter se connesso all'alimentazione senza avere nessun tipo di collegamento esterno, quindi solo alimentazione monofase. Andiamo ad aprire l'inverter agendo semplicemente su queste due viti poste a pannello frontale. Sotto il pannello di controllo abbiamo le morsettiere, qua abbiamo l'ingresso della monofase e qua abbiamo un collegamento fra i terminali 7 e 9. Come scritto nella documentazione, questo collegamento è necessario per l'abilitazione, quindi praticamente la 24VDC che esce dal 7 viene riportata sul 9 e lui può partire. Facendo leva semplicemente su delle levette laterali in plastica, si riesce a togliere anche la maschera frontale e vediamo che abbiamo la scheda main e qua il cavo che collega poi il display. Quindi ecco la scheda main, quindi partendo dalla terminaliera d'ingresso, dove abbiamo fase neutro e terra, riconosciamo visivamente tre shunt per le tre fasi di uscita del controllo motore, che saranno la U, V, W, e sono posizionate qui perché sono proprio vicine ai terminali di uscita. Quest'area qui è l'area IGBT, che è asservita da un modulo IGBT, che è saldato, lo riconosciamo qua dalla serigrafia, è saldato su tutti i suoi pin qua sul contorno e ha della componentistica ad ausilio proprio qui sopra. Da questa parte abbiamo un po' di logica, vediamo che c'è un quarzo e della parte in SMD col montaggio. Poi abbiamo questo che probabilmente è una parte di switching che prevede la creazione delle tensioni ausiliarie necessarie sia alla logica che alla parte di driver. Notiamo un relè che probabilmente è responsabile dell'attacca-stacca potenza e qua la sagoma che riconosciamo qua sul dorso della scheda degli elettrolitici di potenza, dei quali vediamo che uno non è montato, gli altri due sì,
Qua noto un po' di sbruciacchiatura, allora potrebbe essere forse una vecchia saldatura fatta o qualcos'altro. Teniamolo in considerazione perché effettivamente ha questo colore sbruciacchiato. E la parte sottostante è contenuta in questa scocca metallica dove abbiamo la ventilazione che spinge aria sotto e tiene il tutto fresco. Un primo test che possiamo fare, visto che abbiamo i terminali accessibili, diamo tensione e andiamo a vedere che tensione si localizza sui condensatori. Essendo due condensatori, mi viene da dire che sono posti in serie, quindi probabilmente, come avviene in molti inverter, questi si ripartiscono la tensione raddrizzata e quindi in questo caso, essendo una monofase 230 volt, immagino che abbiamo la 320 volt o giù di lì diviso 2. Accendiamo. Terminale rosso sul più, negativo. 148 volt, vediamo su quest'altro. 153. Tensione ben bilanciata, direi che sta nelle tolleranze. E quindi sembrerebbe appunto che il bus DC effettivamente abbia la tensione ripartita fra questi due condensatori. Ho fatto diverse prove di accensione e spegnimento e dopo un po' mi arriva la scritta RD, che sarebbe ready, quindi quell'allarme scompare. La sensazione che ho è che non sia realmente un problema di potenza, ma un problema legato alla logica che governa l'inverter. Cioè, per qualche motivo si sentono degli allarmi, diciamo così, fantasma, che non sono reali, anche perché sono oggetti che hanno molte protezioni e se ci fosse qualcosa legato alla potenza ci sarebbe un effetto macro, cioè lo vedremo in maniera pesante. E tra l'altro mi sembra abbastanza casuale, nel senso che ho riprovato 4-5 volte, dopo un po' insistendo sono arrivato alla condizione di ready, quindi mi sembra un'instabilità più legata alla parte, diciamo, di governo. Diamo un'occhiata alla bontà dei condensatori tramite questo misuratore di ISR. Vedete, capacità rilevata 402 micro, 0,12 ohm di ESR, quindi un valore che sembra essere accettabile. Ricordiamo che l'ESR è la resistenza serie equivalente, che nel caso di degrado del condensatore aumenta, perché in pratica è una resistenza equivalente che più è grande, più scalda e quindi più va a deteriorare il nostro condensatore elettrolitico. Ma in questo caso mi sembra accettabile. Ripeto la misura anche nell'altro condensatore e come vedete abbiamo valori assolutamente quasi identici, quindi 407 microfarad, 0,11 di ESR. Rimane tuttavia misteriosa questa macchia. E se ci guardiamo bene, però, ci sono come delle piccole contaminazioni, come se fosse caduta forse dell'acqua o del liquido, perché praticamente qua vediamo che c'è questo materiale che si può grattare. Allora, questo condensatore è poi affacciato alla scheda di controllo che si trova dall'altra parte. Non vorrei che per qualche motivo o umidità o acqua abbiano fatto questa specie di effetto. Comunque adesso andiamo a pulire tutto, ripassiamo le saldature sui condensatori e andiamo a valutare se dall'altra parte della scheda di logica ci siano delle influenze. Con un po' di alcol, isopropilico sarebbe meglio, così evapora molto velocemente senza lasciare residui, andiamo a pulire tutta questa zona. Comunque vedete che viene via abbastanza bene, in modo che così, grattando, non lasciamo residui magari chimici o conduttivi o robe del genere. Diamo un'occhiata alla scheda sul pannello frontale, quindi agiamo su queste levette e semplicemente la togliamo dalla scocca di plastica. Ecco la schedina che gestisce il display e il tastierino numerico. Notiamo subito un micro Motorola, un MC68908AZ60 direi, e qua sotto il tastierino abbiamo le membrane che vanno a spingere
esattamente su queste posizioni, per cui come faremmo in un normale telecomando andiamo a pulire sicuramente la parte dei pulsanti e la parte delle pad che ricevono la pressione dei pulsanti. Di sporco ce n'era, comunque. Abbiamo la solita indicazione diagnostica, proviamo a mettere i pulsanti in sede, spingiamo il verde, no, rimane sempre con questo allarme quindi tensione insufficiente al DC bus. Ecco, dopo un po' in realtà vedete è andato su ready. Vediamo se in questa condizione di ready c'è qualcosa che, per esempio andando a toccare i comandi, lo possa riportare in una condizione di allarme. Il DC bus è la tensione che si viene a localizzare qua sui condensatori. Come fa la scheda di controllo a sapere quale tensione è presente? Noto che qui ci sono due optoisolatori che hanno il lato del fotodiodo dalla parte dei condensatori, quindi molto probabilmente tramite questi fotoaccoppiatori si porta di là sulla scheda di controllo, quindi su questo connettore, il valore di tensione continua. Gli optoisolatori in questione sono degli HCNW4503 e immagino che siano abbinati uno per condensatore. Quindi posiziono due sondine sui pin 2 e 3 che sono il fotodiodo di questo optoisolatore e andiamo a vedere che tensione si localizza quando il nostro inverter è in funzione. Diamo tensione. Sul fotodiodo del primo optoisolatore leggiamo 1.22 volt, quindi sta circolando corrente e l'optoisolatore probabilmente trasferisce dall'altra parte questo segnale. Mi posiziono sull'uscita del primo optoisolatore, quindi fra i pin 5 e 6 che sono emettitore e collettore del fototransistor ed a tensione. La tensione è 1.2 in uscita. Sarà alimentato con una VCC probabilmente di 5 volt e oltre, quindi assumo che il fototransistor sia diciamo in saturazione, cioè che tenga un livello basso. Il secondo optoisolatore, sull'alimentazione leggiamo 5 volt, quindi fra i piedini 8 e 5. L'uscita del secondo optoisolatore fra i piedini 5, 6 e 0.9. Sul fotodiodo del secondo fotoisolatore leggiamo 1.25. Nello user manual c'è un'avvertenza che dice di non provare a riparare l'oggetto da sé, ma di ritornarlo al fornitore, ovviamente. Se andiamo a guardare i codici di errore, la sigla TR sta per il trip code, che nel nostro caso è UU, DC link under voltage, quindi come dicevamo tensione bassa. Una delle possibili cause è la bassa tensione alternata. Quindi adesso proviamo con un variac a vedere se portando la tensione un po' più elevata invece dei soliti 230 per caso il problema sia legato a una questione di soglia. Portiamo la tensione al suo massimo di 250 volt tramite il variac, che è un autotrasformatore, e andiamo a inserire la tensione di rete, solito codice diagnostico under voltage link. Quindi anche con una tensione alternata in ingresso superiore, il nostro inverter rimane in under voltage. Diamo ora un'occhiata all'altro lato della scheda, per cui rimuovo queste due viti e poi qua sarà sufficientemente tirare sulla scheda. Dall'altro lato la scheda si presenta così. Notiamo che ci sono i due condensatori elettrolitici di raddrizzamento. Qua abbiamo lo spazio per gli altri due che saranno montati per taglie di potenza superiori. Infatti questo inverter nasce con una scheda base uguale per tutti,
poi a seconda del taglio possono essere aumentati appunto i condensatori di livellamento. Qua abbiamo il nostro modulo IGBT che ha la parte superiore che va a contatto con tutta la scocca metallica per la dissipazione. E la cosa interessante è che le tensioni alternate arrivano da questa parte e poi vanno direttamente sul modulo IGBT per transitare poi sui condensatori di livellamento. Quindi in realtà in questo modulo avviene anche il raddrizzamento della tensione monofase in ingresso, quindi il ponte di raddrizzatori a diodo è integrato in questo modulo qui. Prendiamo come esempio questo modulo Semix della Semicron, che integra all'interno dello stesso package diodi di ingresso e IGBT. Infatti abbiamo, ad esempio su questa figura, si può vedere che l'ingresso è collegato a questi tiristori DC-Link e poi da questa parte l'IGBT. Qua è anche mostrata l'integrazione dei dispositivi all'interno dello stesso modulo intelligente. Qua abbiamo lo schema equivalente, vedete che un modulo di questi ha, a seconda della topologia, le gambe IGBT per il controllo motore più la parte di rettificazione. Facciamo ora qualche misura, vediamo dalla tensione alternata d'ingresso, diamo tensione, abbiamo una 223 volt. La tensione in serie ai due condensatori è 304,5 volt. Facciamo questa considerazione. Abbiamo in ingresso 223 volt alternati a 50 Hz e misuriamo sul DC bus 304,5 volt. Ma dovrebbe essere una tensione più elevata perché, essendo una tensione sinusoidale, con un valore RMS di 223 volt ci aspetteremmo una tensione continua di 314,4 volt. Ora, questi 10 volt di differenza dove sono finiti? Secondo me sono all'interno del ponte raddrizzatore IGBT in forma modulare integrata, per il quale sappiamo che probabilmente non ci sono dei diodi raddrizzatori semplici, ma dei tiristori che parzializzano la tensione. E quindi non si arriva al massimo di tensione di 314 previsto, ma è un po' inferiore. La spiegazione che mi do in pratica è che dalla tensione di ingresso alternata si arriva in un ponte che è costituito da o 4 tiristori o forse solo 2, magari sono solo in colonna. Comunque sono diodi controllati, cioè invece di raddrizzare tutta la semionda positiva o negativa, la parzializzano. Da qui, invece di avere il valore 314, abbiamo un valore un pochino più basso. Questo valore è letto correttamente dal nostro optoisolatore, infatti abbiamo visto che localizza una tensione sul fotodiodo di 1,2 volt e quindi trasferisce correttamente la tensione, però l'unità di controllo ritiene che questa sia troppo bassa. Poi in realtà questa condizione non è stabile, abbiamo visto che dipende, si innesca, poi ogni tanto torna indietro, per cui secondo me siamo vicino alla soglia. Ora alimento col Variac al massimo della tensione, 268,2 alternati. Andiamo a misurare anche in questo caso la tensione che si localizza sulla serie dei due condensatori, 366 volt. Alimentando quindi con 265 volt otteniamo 366 di continua. Se andassimo a fare la moltiplicazione per radice di 2, quindi per ottenere il picco, il valore sarebbe 373. Quindi comunque c'è una piccola differenza, un po' meno marcata rispetto al caso precedente, però questo mi sembra che possa valorare l'ipotesi della parzializzazione della tensione d'ingresso. Ora varierò la tensione in ingresso e terrò sotto controllo la tensione trasferita dall'optisolatore, quindi fra il pin 5 e 6. Cominciamo da una tensione di 220 volt con il Variac.
Vedete che la tensione fra emettitore e collettore del fototransistor è 1.29. Siamo sempre in allarme. Andiamo su con la tensione. Qua l'uscita dell'optoisolatore praticamente rimane uguale. Non è che satura di più, eh. Vedete che comunque l'optoisolatore trasferisce sempre il fatto che ci sia alta tensione. Ma l'inverter rimane sempre in allarme. Ecco, qua adesso è scattato come per dire che è pronto. Quindi la condizione di undervoltage è stata risolta. Ma vedete che su questa lettura dell'optoisolatore il valore da 1,3 è sceso a 1,28. Ora l'inverter è andato in questa condizione, ha scritto HF e la tensione all'optoisolatore è diventato 3.9. Diamo tensione. Solito allarme TR, vedete che l'opto è a 1.3, 1.31 e abbiamo ancora l'undervoltage. Adesso in maniera più o meno casuale, dopo un po' di tempo, questo secondo me va in una condizione di ready. Alziamo la tensione di ingresso con il variac. Il valore sull'optoisolatore forse è un pelo calato, 1,297, ma rimaniamo sempre in questa condizione di undervoltage. Adesso siamo andati in una condizione di ready, ma il segnale, come vedete, è sempre dell'ordine di 1.31. In questa condizione di ready, adesso abbassiamo la tensione di ingresso. Qua siamo a 200 volt. Vedete che il segnale dall'opto rimane praticamente costante, anche se la tensione cala? Ma aspetterei che con la tensione che cala il fotodiodo conduce di meno e quindi la tensione qua dovrebbe aumentare. Invece sembra rimanere sempre così. Qua addirittura siamo verso i 100 volt, anche la ventola cala in regime di funzionamento, ma rimaniamo sempre in ready e qua la condizione di undervoltage dovrebbe esserci. Quindi si sta comportando al contrario. Ecco, qua si è proprio spento. Qua tengo sotto controllo la tensione sul fotodiodo, quindi lato diciamo condensatori. Qua sono una tensione d'ingresso di 250 volt alternati, la tensione vale circa 1.2 volt. Se adesso scendo, sono già a 200 volt, 190, 180, vedete che non varia tanto, eh? Quindi il comportamento che vedevo prima sull'uscita del fotoisolatore mi torna, nel senso che comunque anche la polarizzazione al primario rimane praticamente sempre quasi costante. Un tentativo che possiamo fare è quello di sostituire l'optoisolatore che riporta il valore della tensione DC bus alla logica di controllo. Questo è un HCNW4503 che è in package SMD. Ho disponibile la versione PTH, quindi con foro passante, e quindi contrariamente a quanto facciamo di solito andremo ad adattare un componente PTH a una shape di tipo SMD piuttosto che il contrario. Quindi procediamo ora a dissaldare questo optoisolatore. Prima di montare il componente con una pinzetta ho messo a 90 gradi i pin PTH del componente di modo che possano essere poi saldati facilmente sulle piazzole, così come si farebbe con l'equivalente componente SMD. Senza l'optoisolatore montato, se accendo, il codice è HF73. Andando a guardare in leggenda, significa guasto del convertitore interno, perché giustamente non sente proprio la presenza dell'optoisolatore. Ecco il nostro optoisolatore in versione PTH con le zampine saldate sulle pad. Eseguiamo il test, si accettano scommesse, vediamo cosa succede. No,
Purtroppo l'instabilità è ancora latente, infatti all'avvio parte il solito messaggio TR UU. Quindi diciamo l'optoisolatore era fra la lista degli indagati, ma non è lui il colpevole. Ora, visto che si tratta di un'instabilità, andiamo alla caccia di eventuali dipendenze dalla temperatura. Quindi con la pistola d'aria calda, con l'accensione, proverò a scaldare diverse parti per vedere se passiamo dallo stato di allarme allo stato di ready, in conseguenza al riscaldamento di una parte specifica. Accendiamo. Siamo in allarme. In quest'area ha commutato. Ripetiamo la prova. Sempre allarme, andiamo sempre in quest'area. Ha commutato ancora. Ripetiamo, sempre in allarme. Andiamo alla zona degli 8. No, stavolta non lo fa. Quindi secondo me era casuale. Andiamo qua sulla logica. Stavolta commutato da questa parte. Ripetiamo. Ripetiamo sempre in questa parte. Vedete che non lo fa, quindi diciamo che è casuale. Ci spostiamo. Ecco, non bisogna fermarsi troppo per non riscaldare troppo, però adesso sono a temperatura abbastanza bassa. Vedete che adesso non lo fa più da nessuna parte, quindi secondo me è abbastanza casuale. Scheda di controllo, andiamo a riscaldare in particolare i due operazionali, l'LM324 qui sopra, niente, e l'LM324 qui sotto, niente. I tasti, il micro, tutta la componentistica, vedete che non cambia nulla, quindi anche la scheda di controllo non sembra avere delle sensibilità o delle instabilità legate magari a dei cattivi contatti. Qua ha commutato, ma secondo me è casuale. Provo anche con l'effetto opposto, quindi con una ventola. Non farà un freddo micidiale, però è comunque un cambio di punto di lavoro. No, la scheda rimane sempre in protezione. Vediamo qua sulla parte di controllo. No, non sembra esserci sensibilità alla temperatura. Sono arrivato a un punto dell'analisi in cui tutti i controlli preliminari, visivi e macroscopici sono stati fatti. Cioè non si vedono cose lampanti che possano portare a questo tipo di instabilità. Anche la parte di circuito di misura, per quanto riguarda la componentistica elettronica, sembra integra. Ma rimane questa instabilità e bisogna capire come mai a livello di software il nostro controller sente un undervoltage, che poi ogni tanto è una condizione che si sblocca magicamente e quindi sembra essere instabile. Ho provato a scaldare i vari componenti, a toccarli, a muovere tutto, ma non ho trovato una diretta relazione con questo allarme che va e che viene. Ho anche cercato in rete lo schema di questo tipo di azionamento, ma ovviamente non si trova. Quello che invece ho trovato è una società americana che fa riparazioni di questi oggetti, che si chiama Galco, e se cercate su YouTube, vi posso lasciare anche il link in descrizione, fanno vedere, diciamo, l'apertura di questo tipo di oggetti e qualche immagine veloce a dimostrare che loro sono in grado di ripararli. Quindi, in mancanza di altre informazioni, la mia analisi finisce qui. Se avete suggerimenti o consigli, o magari anche proprio i manuali stessi, fatemelo sapere. Per il momento vi saluto e come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su, io vi saluto. Ciao e alla prossima!